Assessore, una conferenza stampa per una giornata importante. Una giornata importante per la quale il Comune di Ferrara vuole assolutamente fare di tutto per essere al fianco di un'associazione che sta svolgendo un'attività di grande rilievo per il nostro territorio, un'attività di supporto per i ragazzi che soffrono di questa problematica, di questi ragazzi speciali, ma al tempo stesso un'associazione che fa tanto per i loro familiari. Il Comune di Ferrara è vicino all'associazione nella giornata di oggi, ma come in tante altre iniziative, e sarà al loro fianco anche nella giornata del 2 aprile, che rappresenta davvero un momento di grande apertura dell'associazione e di grande anche rilevanza per la nostra città, in quanto ci sarà la posa della prima pietra. Poi non voglio anticipare nulla, aspetterà la Presidente dire di cosa si tratta. Come amministrazione, oltre alla conferenza stampa e alla presenza anche al momento dell'inaugurazione, vogliamo essere vicino all'associazione anche con l'illuminazione della fontana, proprio del colore della giornata dell'autismo. Presidente, il 2 aprile finalmente una inaugurazione importantissima. Di che cosa? Per noi sì, veramente importantissima, ma probabilmente importantissima per tutta la nostra comunità, perché posiamo la prima pietra della fattoria sociale, della fondazione Dalla Terra alla Luna, perché l'ulteriore novità è che quest'anno siamo diventati fondazione. Abbiamo fatto un passo ulteriore, ma appunto era indispensabile, e con la posa della prima pietra in realtà è un primo passo, ma è un primo passo che in questo periodo dà speranza, e la speranza è assolutamente indispensabile, soprattutto dopo tutto quello che abbiamo passato tutti quanti. E di conseguenza pensiamo e stiamo vedendo anche la risposta del territorio è veramente enorme, c'è una partecipazione grandissima che ci riempie di gioia e che pensiamo possa davvero dare una speranza un po' a tutti. Allora, la giornata della sensibilizzazione in passato ha funzionato bene? Ha funzionato benissimo in tutti i modi, anche quando c'era il lockdown siamo riusciti comunque, non siamo riusciti, la gente è riuscita comunque a testimoniare la propria vicinanza. Noi siamo contentissimi e felicissimi delle risposte proprio delle persone comuni, delle aziende, delle persone comuni, anche delle istituzioni. Logicamente la burocrazia, tutto quello che vogliamo, ci impedisce di andare avanti allo stesso passo. Per questo noi ci siamo presi la responsabilità, se volete l'ambizione, se volete l'incoscienza, quello che è, comunque di pensare davvero ad un futuro per i nostri figli e creare questa fattoria sociale che avrà ambienti, con laboratori, per poter finalmente pensare a progetti, a lungo termine e non microprogetti come quelli che stiamo realizzando ad oggi, che stiamo realizzando dei progetti più che altro per insegnare abilità ai ragazzi, ma poi vogliamo che queste abilità abbiano una risposta, quindi che possiamo veramente creare dei laboratori permanenti.